Cascio, esponente di punta del PDL siciliano, nonché presidente dell'ARS, oggi si è detto disponibile a sostenere il governo Crocetta, che attualmente non ha la maggioranza all'ARS. Come commenta questo dato? Io credo che Cascio tante volte si sia comportato in maniera, definiamo, un po' equivoca anche nella scorsa legislatura. A oggi credo che il sostenere il governo Crocetta sarebbe un grandissimo errore. Proprio noi che non siamo stati, non abbiamo sostenuto il presidente Crocetta, ma abbiamo candidato l'onorevole Nello Musumeci, che è stata una bellissima candidatura, che purtroppo non è stata in grado anche di vincere, anche a causa di una legge regionale che secondo me doveva prevedere un secondo turno, perché comunque è impensabile che chi fosse riuscito a prendere un voto in più rispetto all'altro candidato, quindi facendo una cozzaglia di partiti, avrebbe vinto. Quindi questa è un'altra riflessione da fare. Le primarie potrebbero servire a risollevare le sorti del centrodestra? Sicuramente sì, perché finalmente con le primarie potremmo avere proprio a Catania, perché l'anno prossimo andremo verso il voto, potremmo avere probabilmente un sindaco diverso. Non voglio assolutamente andare contro qualcuno, ma ritengo che negli ultimi anni proprio il centrodestra non sia stato in grado di far eleggere un sindaco catanese. Questa è una sconfitta, ritengo, per tutti i catanesi, perché ci sono tante persone che militano nel nostro partito, tanti consiglieri comunali che sono cresciuti e che amano la nostra città e che non sono mai riusciti a candidarsi. Abbiamo avuto un sindaco napoletano, ora abbiamo un sindaco della provincia di Enna, forse riusciremo ad avere un sindaco di Catania, vedremo un poco. Questo però lo dovrà scegliere il popolo e non noi.